Ciao da Avsim! Dopo 3 mesi siamo tornati al calcio giocato. Questa è la mia live reaction di Juventus Milan di Coppa Italia Coca-Cola, venerdì 12 giugno 2020. Calcio d'inizio ore 21 in un Allianz Stadium praticamente deserto. Però noi ci siamo, anche per chi non c'è più, perché non ce l'ha fatta, per chi non può e per chi non vuole. Noi abbiamo superato, siamo riusciti a superare tutto quello che è stato e forse abbiamo anche voluto proseguire con il calcio giocato che ci ridà entusiasmo. E allora io sono pronto ad emozionarmi di nuovo con la palla sul campo, con i giocatori, con la mia squadra del cuore, con la Juventus, per conquistare la finale di Coppa Italia. Dai! La partita ancora non è iniziata, ma io ancora non ci credo. Non ci sto credendo che sia una partita di calcio. Ho ancora la sensazione che possa essere una registrazione di qualcosa avvenuto nel passato. Invece è in diretta, invece è adesso. Ci siamo tornati al calcio, davvero. Fischio d'inizio, tocca Dybala, dietro a De Ligt e Bonucci lancia lungo. Comincia così il calcio della Juve dopo la pausa. Alessandro è in area di rigore, può dare... No, attenzione, dalla subito, passa il tiro! No, Douglas Costa fuori! Primo brivido al primo minuto. Alessandro è arrivato con grande facilità sul fondo, però secondo me la poteva crossare prima. C'era Bentancur solo, da solo, era liberissimo. Si è attardato. Ma che tiro. Recupero palla altissimo di Dybala. Va sulla destra, scarica dentro Ronaldo. Gioco di gambe. Allarga Danilo, c'è Bentancur, metti un bel cross, troppo lungo. Il cross di Ronaldo, esce Donnarumma di pugno, l'ha tolta praticamente dalla testa di Douglas Costa. C'è Douglas Costa che praticamente gioca a sinistra, cioè stiamo vedendo Ronaldo centravanti con Dybala che in effetti sta facendo un po' tutto, però parte da destra. Quindi se parliamo di tridente, trio d'attacco, c'è Ronaldo centravanti. Fallo su Dybala, centro-centro-destra del nostro fronte d'attacco, vicino all'area di rigore, è la mattonella di Dybala. Fallo di Romagnoli, netto ritardo. C'è Dybala. Parte Dybala! C'è Matuidi molto avanzato, serve Ronaldo. Se la sposta sul sinistro prova il tiro, ribattuto da Romagnoli. Recupera palla alto piano, c'è Matuidi, Bentancur, allarga su Ronaldo. Corre fortissimo Danilo, Ronaldo è fermo, uno contro uno. Prova ad allargare, ancora Pjanic, vediamo se riusciamo ad arrivare su Dybala. Danilo largo a destra, cross alto, profondo, non ci arriva Matuidi, non ci arriva Ronaldo. Tutto buono, il tiro di Ronaldo che era finito fuori, poi Dybala, non ci arriva De Ligt. Però secondo me c'era tocco di mani di Ronaldo che si è aggiustato il pallone e poi alla fine è stato fischiato fallo, giustamente De Ligt su Chiaer, perché c'era. In realtà forse mano anche di Conti, però quella di Conti secondo me è involontaria. Ronaldo è il braccio un po' alto, quindi certamente non rigore. Check in corso da parte del VAR per il tocco di mani di Conti. Ripeto, ha mosso un po' il gomito, ma secondo me non puoi dare rigore in questo modo. Lo dico, onestamente per me non è rigore. Orsato lo va a rivedere. Che lo debba rivedere sono d'accordo, perché è una cosa un po' convulsa. Deve giudicare la volontarietà, è ovvio, e il movimento, però secondo me non dà rigore. Stanno dicendo che è largo il braccio dei telecronisti perché aumenta il volume del corpo, e questo è vero. Però lo allarga minimamente, secondo me, in una normale dinamica di corsa. Cioè il braccio gli torna dietro, anzi, secondo me, poi lo ritrae appena si accorge che c'è il pallone. Calcio di rigore da parte di Orsato. Calcio di rigore. Io l'ho detto, per me non c'è. Orsato l'ha dato, Ronaldo sta per calciare. Contro Donnarumma. Va Ronaldo. Palo! Con deviazione di Donnarumma, secondo me. Palo con deviazione di Donnarumma, ho sentito un doppio rumore, un doppio tocco, comunque palo. Rosso però per Rebic. Rosso per Rebic perché c'è Danilo a terra distrutto. Io non sono riuscito a vedere che cosa è successo, ma da quello che ho visto di Danilo che è caduto deve essere stata un'entrataccia clamorosa. Parata di Donnarumma e poi palo. Dopodiché Rebic. Mamma mia! Ehi! Mamma mia Rebic! No, vabbè, ti saluto, cioè questo è rosso, non è rosso, è viola, cioè sono due cartellini rossi questi, dai. Cioè gamba altissima in faccia a momento. No, io ho temuto che si fosse fatto male alla gamba Danilo, perché l'ho visto veramente rovinare a terra, come se invece giustamente aveva avuto anche paura del colpo, però non si è fatto nulla, meno male. Però lui è andato di faccia, Rebic di gamba alta, ma come ti viene in mente?
Bella salita di Bentancur. Ronaldo però in mezzo a 4, alla fine prende fallo. Non poteva fare niente di meglio. Bello Bonucci su Dybala nella posizione migliore, ancora atterrato. Fallo di che sia, a questo punto non si è concretizzato il vantaggio, dovresti dare calcio di punizione. No. Gran recupero, palla ancora di Rodrigo Bentancur che se ne va in campo aperto. Serve Ronaldo, uno contro uno con Chiar sul destro, deviato credo, deviato. No, ha sparato proprio male. Secondo recupero palla altissimo di Bentancur che poi ha gamba per andarsene. Lui prende palla e poi se ne va. Prende palla e la gestisce e la imposta. Può provare a mettere dentro un cross Calabria. Ci arriva Conti dall'altra parte. In ritardo Alessandro. Al solito sui cross le scalature in ritardo sui cross non sono rimaste. Sono rimaste. Quelle non le abbiamo risolte in questo periodo. Contrattacco del Milan. La palla è Paquetà. Prova a scodellare dentro. Nulla di fatto. Si è creata questa situazione a mio avviso perché Pjanic è salito troppo, quindi ha dovuto indietreggiare Dybala che non è riuscito a tenere in mezzo a due uomini che hanno provato a recuperargli il pallone, non aveva lo scarico, quindi Pjanic deve stare dietro, sennò come fa a impostare? Douglas si accentra, Dybala falciato ancora ma resta in piedi, recupera il pallone, allarga su Danilo che c'è sempre, avvicino Ronaldo che sta giocando a destra. Ronaldo Douglas Costa, Ronaldo Bentancur dentro per Dybala, non passa il pallone, l'ha presa che sì. Questo sarebbe stato praticamente il gol di Higuain a San Siro del 2-1, quasi. Douglas, Dybala, ancora Douglas, prova il tiro, alto, alto, alto. Douglas è a sinistra, punta due uomini, scarica cross arretrato, Ronaldo ci è arrivato un po' in ritardo perché era arretrata questa palla e sparata alta. Douglas è un fulmine! Ma peccato per il cross anticipato Ronaldo da Romagnoli. Grande Danilo, va in cielo CR7, no! Matuidi respinto da Donnarumma, non c'è arrivato Ronaldo, Matuidi dietro, respinto. Ronaldo per Dybala. Dybala per Ronaldo. Ronaldo si accentra, tiro a giro, facile per Donnarumma. Preciso ma poco potente. Rischio, rischio perché bella punizione di Çalhanoğlu, poi Chiar cade, non ci arriva neanche mi sembra Romagnoli, però qui praticamente bastava un centimetro in più e batteva praticamente a rete, poi dovevi solo sperare il miracolo di Buffon, qui c'è posizionati male perché non era fuori gioco, prova a mettere dentro questo cross, crossala Douglas, la crossa Douglas, la palla passa Romagnoli, Ronaldo attenzione, rovescia, no, oh ma cos'è questo colpo di testa di Codino lisciato, ma rovescia! Ma dov'è il vecchio Ronaldo? Ma che cos'è? Cos'è questo colpo di testa all'indietro? Mancato, neanche col codino ti è riuscito. Ammonito Pjanic per quello che fa da anni, cioè farsi superare in verticale e in velocità da qualsiasi avversario. In questo caso era Çalhanoğlu. Ronaldo, troppo lunga, ci arriva Donnarumma, una buona idea, credo fosse in posizione regolare, potevamo chiudere, mancavano 30 secondi, potevamo chiudere il primo tempo magari in vantaggio. È finito il primo tempo, 0-0, la Juventus è sicuramente attaccato molto di più del Milan, ha fatto tanto possesso palla, però di tiri in porta per il momento pochi. Calcio di rigore secondo me generoso, concesso alla Juve, palo comunque di Ronaldo, quindi appunto 0-0, rosso a Rebic poco dopo, sacrosanto, perché praticamente ha messo la gamba, il piede in faccia quasi a Danilo che sta giocando benissimo. Stiamo giocando comunque meglio del Milan e ci sono pochi giocatori secondo me nella Juve che non stanno giocando tanto bene. Per esempio Alessandro e Matuidi non mi stanno convincendo tanto. E poi c'è da dire che sono anche comparso sugli striscioni pubblicitari. A questo punto mi avrete visto perché grazie a Socios, sponsor della Juventus, insieme ad altri sono lì praticamente virtualmente a fare il tifo ogni tanto. Ci sono anch'io che incito la squadra. Continuiamo a incitare, o meglio, voi lo sapete già, io adesso devo guardarmi il secondo tempo. E sempre forza Juve. Secondo tempo. Bentancur serve Matuidi. Si allunga il pallone, doveva tirare subito. Devi tirare subito. Non puoi dribblare tre difensori. È già un miracolo che ti arriva un pallone là. Buonaventura. Colpo di testa in avvitamento di Çalhanoğlu a un metro dal palo sinistro di Buffon. Tutti fermi. E queste sono le cose che succedono e non devono succedere. Che attacchiamo senza tirare. Ci fanno un contrattacco e riescono a tirare. Siamo stati fortunati, eh? Fortunati. Douglas Costa in mezzo a 5.
Allarga di destro su Dybala a destra, Dybala ce l'ha sul sinistro, prova il tiro a giro! Ronaldo, Dybala in area, se la sposta, può calciare, tiro respinto da che sì! No, ma ti è partito, scusami Ronaldo, ti è partito Bentancur, aveva proprio lo spazio! No, questo sarà il terzo passaggio sbagliato che fai. In tutta la partita, tre passaggi sbagliati in 50 minuti, ma semplici. No. Douglas Costa, Ronaldo nello spazio, chiuso da Romagnoli. E qui ho la sensazione che ci sia arrivato veramente blando Ronaldo, che avrebbe dovuto assolutamente accelerare. E se non sta bene sulla corsa, è un problema. Attenzione, la palla è uscita di nulla sul corner di Pjanic. Romagnoli addosso a Bonucci che se l'è ritrovata sul piede, ma... fuori di niente, come il tiro di Douglas Costa al primo minuto. Tre cambi per Sarri. Tre cambi, visto che ce ne sono cinque, entrano in blocco Khedira, Bernardeschi e Rabiot, che un attimo fa la Rai ha detto quale squadra può vantare Khedira, Bernardeschi e Rabiot che si scaldano? Chiedete ai tifosi juventini cosa pensano di questi tre che entrano in campo in blocco, cioè è una... Vabbè, comunque speriamo bene, magari segnano tutti e tre. Ed escono Matuidi, Pjanic, Douglas Costa. Mi scusi, a quanto lo fa un tiro in porta? 10? 10. Ah, ho 5. Sfiga. Diciamo che alla fine 0-0 passa la Juve, però... a parte che basta che segnano loro e con 1-0 passano loro, ma... che roba è? Bernardeschi, per far vedere che è forte, ha regalato una rimessa laterale al Milan da schiaffi, quando bastava passare il pallone. Dybala, uno contro uno con Calabria. Tiro cross! Mamma mia, Chiara l'ha tolta dalla testa di De Ligt, che si era coordinato benissimo. E questo sarebbe stato gol, secondo me. Era prontissimo De Ligt a buttarla dentro. Chiara provvidenziale. Ancora De Ligt, schiaccia, palla fuori. Tiro di Paquetà deviato, sborsato da De Ligt, blocca Buffon. Continua ad essere bravo e pericoloso Paquetà, anche da solo. Scusate, ma quanti palloni ha toccato Khedira? No, perché un giallo l'ha preso. Ha preso più cartellini o toccato palloni? Non lo so. Perché io non è che abbia visto Khedira toccare palloni. Secondo me ha preso un giallo senza aver neanche giocato. Mamma mia, colpo di testa di Kier, dalla prospettiva sembrava in porta. Su corner, 79esimo, è uscito di pochissimo. Bernardeschi serve Dybala, stop e tiro a giro! Un po' centrale Donnarumma, smanaccia in calcio d'angolo. Stavolta è eseguito molto velocemente Dybala, perché loro chiudono subito lo spazio del tiro. Rabiot! Si trova il pallone lì da solo, ha svirgolato in una maniera vergognosa. Per fortuna abbiamo conquistato calcio d'angolo. Ronaldo servito a Bentancur, è a sinistra, può rientrare e calciare, sbaglia completamente il dribbling. No, non ne sta azzeccando una, ma consecutivamente. A questo punto, 85esimo, Sarri toglie Danilo, mette Cuadrado. Allora, siamo arrivati all'87esimo, Pioli sta facendo altri due cambi. Siamo 0-0, ma vi vorrei ricordare che praticamente da tutta la partita siamo in superiorità numerica. Non se ne è accorto nessuno. Va per via centrale Bernardeschi. Ce l'ha sul sinistro, non sa che fare. Si butta a terra, giustamente Orsato non è stupido e non gli dà fallo. Avrebbe potuto semplicemente usare il destro per provare a passare il pallone a qualcuno. Niente. Ronaldo dentro per Khedira! Non ci arriva! Però devo dire che Khedira ha fatto un bello scatto qui, era un po' lunga la palla e secondo me non ci sarebbe, forse ci sarebbe arrivato Douglas Costa, forse neanche Dybala ci sarebbe arrivato. Questo qui poteva essere proprio il gol scacco matto, perché a parte vabbè che la porti a casa, ma il gol di Khedira che fino adesso non ha fatto nulla a parte prendere il giallo, assist di Ronaldo che sta giocando malissimo, e invece no, poteva essere, ci credete troppo ottimismo. Ronaldo salta l'Axalt, si ferma, rientra, Rabona! Inutile, perché la palla non arriva a Khedira. Allora, non ha fatto gol, non ha fatto assist,
Non ha fatto un tiro in porta praticamente, però ha fatto la rabona. Bravo Pri, grande. 4 minuti di recupero. Allora vorrei che mi diceste in questo momento in quale dei 4 minuti segnerà il Milan. Dybala porta a spasso tutta la difesa. Grande guizzo di Khedira che la restituisce a Dybala in area. Scaricato per Quadrado, deve solo calciare. Se la sposta male. Dribbling, tiro alto. Perché non hai tirato subito? Bernardeschi può crossare, lo fa. Ronaldo anticipato da Bernacocchi. Tiro. Volevo dire Romagnoli. Ronaldo anticipato da Romagnoli. Tiro di Alessandro, respinto da Donnarumma e calcio d'angolo. È finita! Siamo in finale di Coppa Italia, ma onestamente una partita ignobile. Ci siamo arrivati nel peggiore dei modi, 0-0, e quindi passiamo perché abbiamo fatto 1-1 all'andata. Va bene, dai, questa era la mia live reaction. Speriamo che sia il primo e ultimo 0-0, soprattutto con questo tipo di prestazione. Like se vi è piaciuto questo video, nei commenti raccontatemi come l'avete vissuta. Naturalmente iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!